Team TV, oggi abbiamo il piacere di ospitare Luca Missiti, che è il direttore della Big Band Monde Orchestra. Ciao Luca. Ciao Maurizio, ciao. E perché questa intervista così nel mezzo dell'agosto torrido che ci ha colpito? Perché venerdì sera, cioè il 20, al Castello Sforzesco di Milano, che si chiama, credo, la manifestazione estate sforzesca. Esattamente. Ci sarà un concerto della Big Band, appunto, Monde Orchestra, con degli ospiti prestigiosi. Ospiti e non, l'orchestra è fantastica, però ci sono dei solisti di prim'ordine. Mi viene a memoria Emilio Solana, mi viene Andreoli, mi viene, Fit Paolo Tomelleri, no? Che, esatto. L'inossidabile Paolo, esatto. Tomelleri, devo dire, perché, esatto, è un caro amico. E quindi a te la parola, Luca, raccontaci qualcosa. Allora, intanto grazie a Maurizio per l'invito di parlare di questo concerto. Venerdì saremo al Castello Sforzesco per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso eravamo stati ospitati per un concerto dedicato ai Beatles. Quest'anno una cosa completamente diversa. Riproponiamo un concerto che abbiamo fatto spesso negli ultimi anni, che è quello dedicato alle colonne sonore, che è una cosa che, visto che sono molto appassionato di colonne sonore, di compositori di musica da film, è una cosa che in realtà è un progetto a cui tengo molto. Un progetto che vede oltretutto appunto la presenza di un solista importante come Paolo Tomelleri, un musicista con cui abbiamo, credo che sia il solista con cui abbiamo lavorato più spesso in questi 15 anni di attività dell'orchestra, quindi un musicista tra l'altro a cui sono legato in maniera particolare. Presentiamo questo repertorio che è diviso a metà tra compositori italiani, quindi Morricone, ovviamente, Nino Rota, Umiliani, Trovaioli, e compositori americani, quindi anche quelli che sembrerebbero in qualche modo lontani dal mondo, lontani in realtà non tanto dal mondo jazzistico, ma le cui colonne sonore sembrano distanti, tipo John Williams. Faremo un brano tratto da Star Wars, che è la cosa meno jazz che viene in mente. E parte del giochino sarà proprio quello, sarà di vedere come quei brani in cui ci si aspetta l'orchestra sinfonica, no? Con gli archi, con tutto l'organico, tra virgolette, un pochino più classico, sono stati stravolti e adattati a una formazione invece più jazzistica, ecco. Quindi si va appunto da John Williams a Henry Mancini a... Ecco, l'autore degli arrangiamenti sei tu? Molti sono miei, alcuni sono di repertorio, c'è un arrangiamento di Moon River della Big Band di Basie, e altri sono di alcuni bravissimi arrangiatori italiani. Ad esempio faremo un arrangiamento del Buono, Brutto e il Cattivo di Marco Gotti, che è un bravissimo sassofonista e clarinettista della zona di Bergamo. Faremo un paio di arrangiamenti di Marco Tiso, che è un altro bravissimo arrangiatore che sta collaborando da tanti anni con Christian De Sica, ad esempio, si è visto recentemente su Rai 1 nella trasmissione con De Sica, che ha fatto alcuni arrangiamenti molto, molto belli, ad esempio di Gasman Blues e di Sette Uomini d'Oro di Trovaioli. Il resto praticamente sono più o meno arrangiamenti miei, sì. Vabbè, parliamo un po' di nomi, di solisti. Beh, le prime parti in orchestra sono tre musicisti nelle tre sezioni, quindi tromme, trombone e sassofoni, sono tre musicisti che in Italia hanno veramente pochi eguali. Abbiamo Emilio Soana, che è stato per tanti anni la prima tromba dell'orchestra Rai a Milano, musicista che ha collaborato con tutti i musicisti importanti della storia del jazz. È veramente sempre un grande piacere averlo in orchestra. È incredibile come prima tromba, incredibile come solista, ed è una persona veramente squisita, meravigliosa, e quindi insomma è sempre veramente molto bello quando c'è lui in orchestra. Primo trombone Andreoli, che è Andrea Andreoli, è un giovane, non so se abbiamo la stessa età, non so se definirci giovani ancora, ma per la critica forse sì, non lo so. Giovane trombonista che però ha collaborazioni importantissime, recentemente ha lavorato con la VDR Big Band a Colonia, diretto da Bob Minzer, ha fatto delle produzioni discografiche con Mendoza, ha vinto il concorso al primo trombone alla Norrbotten Big Band, che è una big band importantissima svedese, e lavora praticamente con tutte le big band italiane, insomma, quindi è veramente uno dei solisti di trombone e dei primi tromboni anche in orchestra più importanti a livello nazionale. E il primo alto dell'orchestra è Giulio Visibelli, che è un
bravissimo sassofonista, flautista, suona tutto Giulio splendidamente, è un'altra persona splendida, siamo sempre molto contenti quando c'è lui in orchestra, che è veramente un grande valore aggiunto. Quindi è formazione classica, big band, pianoforte, basso, batteria e tutta la serie di fiati nelle varie sezioni. Quattro trombe, quattro tromboni, cinque sax e Tomelleri come solista. Come solista. Ecco, amici, mi raccomando, siamo ancora in tempo per venerdì sera ad andare a sentire questo concerto. Credo che le prenotazioni siano le solite tramite o il Comune di Milano, come funziona? In realtà, allora, le prenotazioni online sono sul sito di Mail Ticket. Sono attraverso il circuito di Mail Ticket solamente. E in realtà si può acquistare fino al, cioè praticamente anche in cassa il giorno del concerto. Ovviamente consigliamo caldamente anche per evitare, adesso che siamo molto attenti a evitare assembramenti e questioni varie ed eventuali in cassa, si consiglia caldamente la prenotazione, però se volete arrivare, se si vuole arrivare direttamente il giorno del concerto, quindi venerdì, assolutamente si trova la biglietteria aperta ed è possibile acquistare il biglietto direttamente in cassa. Benissimo, abbiamo parlato di questo concerto, adesso chiederei a Luca Missiti una bio, fra virgolette, di Monday Orchestra, perché non è da ieri che è nata, quindi no. Attivo tantissimi concerti e così via. Allora, sono 15 anni quest'anno, ad aprile sono 15 anni, che è un numero importante, nel senso che mantenere, specialmente in questo periodo, tenere insieme una big band di 20 persone è una cosa di cui sono molto orgoglioso, sono molto felice, perché non è semplicissimo. Ci sono state tante opportunità di concerto, devo dire la verità, siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto tante possibilità di suonare, i concerti non sono mancati in questi anni, a parte ovviamente in questi ultimi 2 anni in cui abbiamo dovuto sfruttare quelle poche finestre che ci sono state di attività, ma comunque siamo riusciti a lavorare, a portare in giro alcuni progetti a cui tenevamo molto. È nata un po' per scherzo, è nata perché eravamo 15 anni fa, ero davvero piccolo, avevo 22-23 anni, insomma, quindi era il primo momento in cui si studiavo arrangiamento e avevo voglia di, come dire, di sentire quello che scrivevo, no? E allora ero allievo della Civica, suonavo in alcune big band, suonavo la chitarra in alcune big band, e un po' per scherzo io e altri abbiamo detto: ma perché non facciamo una big band nostra e proviamo a vedere come va? E poi ci siamo, ovviamente c'è stata la solita cosa che raccontano, al primo giro di telefonate è stato un: ma siete matti? Cioè, la big band, incredibile. Sì, la risposta standard era questa, sembrava quella di cordiali saluti, no? quelle risposte preconfezionate alle mail, no? La risposta standard era: ma siete matti a fare una big band adesso? E poi in realtà dopo un po' di anni ci siamo trovati tra le mani qualcosa di un po' più serio, abbiamo fatto 4 dischi, uno con Randy Brecker, uno con Bob Minzer, abbiamo partecipato a un disco molto importante di un chitarrista bravissimo milanese che si chiama Dario Faiella, che ha fatto un disco qualche anno fa di brani suoi e standard con tanti solisti, tra cui Emanuele Cisi, Mauro Negri, Emilio Soano e altri. Abbiamo partecipato a tutto il disco con l'orchestra, gli arrangiamenti li avevo fatti io e Gabriele Comeglio, che conosci bene, e abbiamo fatto un disco recentemente, 3-4 anni fa, dedicato a Michael Brecker, che abbiamo fatto la presentazione al Blue Note con un bellissimo tutto esaurito. Quindi è una big band che comincia ad avere una sua storia, 15 anni. Ce l'ho quel disco. Dai, davvero? Bene, sono molto contento. 15 anni sono tanti, sì, cominciano. 15 anni sono tanti. È un bel numero e è veramente una cosa di cui sono molto orgoglioso, ecco, questa cosa qua. Assolutamente, specialmente proprio nella condizione in cui siamo ora, che la musica è considerata proprio l'ultima ruota del carro. Esatto. Quindi il fatto che ci sia qualcuno che ha ancora voglia di sbattersi in questo modo per organizzare dei concerti o comunque tenere in piedi un'entità che è impegnativa, perché sì, innanzitutto occorrono i musicisti di grandissimo livello. Visto che oggi la musica siamo un gradino sotto, non ti dico cosa, perché però purtroppo la realtà è questa. Io sono abbastanza vecchio per aver vissuto epoche diverse dove anche
la musica, fra virgolette, terra terra, o la musica semplicissima, quattro accordi o giro di do, quello che era, aveva un suo senso. Oggi non c'è più neanche questo, quindi io sono fiducioso che anch'io, la gente, nonostante il livello culturale sia sempre più basso, sono fiducioso che scatti un qualcosa per capire che c'è anche dell'altro, e insomma. Ma assolutamente, anche perché poi quando proponi, in realtà quando proponi delle cose che sono belle, impegnative, tutto, le persone rispondono in qualche modo. Il pubblico modo, reagisce, certo. Sì, assolutamente. Quindi c'è la capacità di come dire, di distinguere, mettiamola così, le cose valide oppure no, e quindi teniamo duro e continuiamo a proporre le cose che secondo noi sono valide almeno. Vabbè, per chiudere questa breve intervista, ti faccio una domanda che normalmente si fa all'inizio, però chiudiamo così perché siamo, sì, abbiamo un po' capovolto le cose. Parliamo invece di Luca Missiti. Luca Missiti, cosa fai al di là della big band? Allora, sono il grosso dell'attività è quella di docente. Insegno in Civica Milano, in Civica Jazz, con mio grande orgoglio, perché è il posto, è il luogo, il mio luogo di formazione, quindi io sono stato allievo lì e praticamente mi sono diplomato e l'anno dopo ho iniziato a insegnare con un grande gesto di fiducia da parte della direzione, da parte del maestro interim di Maurizio Franco, di Franco Cerri, insomma. Ho iniziato a insegnare l'anno dopo, ho iniziato a insegnare arrangiamento e adesso sto insegnando arrangiamento, armonia e dirigo la big band degli allievi, quindi l'attività didattica occupa la gran parte della mia attività lavorativa. Insegno lì, insegno in un'altra scuola di cui sono nel direttivo anche, che è la scuola Incontro d'Arte di Cusano Milanino, che abbiamo aperto da questo, l'anno prossimo sarà il terzo anno, e è un'altra cosa di cui sono molto felice. Quindi l'attività diciamo il grosso per me è l'attività didattica. Poi l'attività concertistica in realtà è legata veramente al 90% dei casi alla big band, e ogni tanto e diciamo che alle due big band con cui collaboro più frequentemente, ovviamente la Monday Orchestra, che è mia, figlia mia, come dire, e l'altra è la Civica Jazz Band, la big band dei docenti e degli allievi dei civici corsi di jazz, con cui abbiamo fatto negli anni scorsi una stagione fissa al Piccolo Teatro. Abbiamo avuto un'attività concertistica anche con quella realtà molto, molto importante. Benissimo, abbiamo fatto praticamente una storia a 360 gradi praticamente di quello che è Missiti, Big Band, così via. Ecco, hai parlato dei dischi, si trovano su tutte le piattaforme online, copie fisiche, non esistendo più praticamente i negozi di dischi, direi che se riuscite a trovarle, forse da Buscemi a Milano esistono. Esiste ancora Buscemi? Buscemi esiste ancora, con mio grande piacere sono uno di quelli che se è in zona ci fa un salto e va. Probabilmente sono rimasto l'ultimo. Ma è sempre in corso Magenta? È sempre in corso Magenta, si è spostato dietro adesso, dietro l'angolo, si è solo spostato di 50 metri, ma credo che sia l'unico negozio, l'ultimo baluardo dei dischi fisici a Milano. Però no, tutte le copie, cioè i dischi che abbiamo fatto, si trovano con la distribuzione online, insomma, con i canali di distribuzione, o ai concerti, se venite ai concerti avremo ovviamente delle copie fisiche, saremo bene. Benissimo, ringraziamo Luca Missiti per questa intervista. Grazie. Amici di Realtim TV, ricordo ancora il venerdì 20 agosto, quindi fra tre giorni, il concerto, e forza, andate a sentire perché ne vale veramente la pena. Un abbraccio Luca, ciao da Realtim TV, ciao. Ciao, ciao Maurizio, ciao a tutti.